eccoci questa volta da Milano, un'opera dell'artista Masolino da Parmigiano, affrescato nelle cappelle Brancacci della chiesa del Carmine a Firenze tra 1424 e 1425, intitolata Il peccato originale. La decisione della scena la troviamo nella Genesi e ora, come mi ha abitudine fare nel corso delle mie lezioni, la leggiamo per capire meglio il significato dell'immagine. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio, e gli disse alla donna: è vero che Dio ha detto, non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto, non ne dovete mangiare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna, non morirete affatto, anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vi dice che l'albero era buono da mangiare. Gradito a Dio che desiderabile per acquisire saggezza, prese il frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei, e anche lì ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due, e si accorsero di essere nudi. Intessero un foglio di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascose al Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino, ma il Signore Dio si chiamò. Dove sei? Rispose, ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese, chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo, la donna che mi è posto accanto mi ha dato dell'albero e io ho mangiato. Il Signore disse alla donna, che hai fatto? Rispose la donna, il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. La cosa